Ancora un assalto, per fortuna fallito, a una banca in Ogliastra. Stavolta i banditi, due mascherati, hanno tentato di rapinare la filiale di Tortoli del Banco di Sardegna in via Seminario. Si sono serviti di un escavatore per entrare nel cortile da una strada laterale e hanno demolito la finestra della stanza dove è custodita una delle casseforti. L'urto violento contro il muro ha fatto però scattare diversi sistemi d'allarme, alcuni dei quali collegati con le stazioni delle forze dell'ordine. I rapinatori hanno dovuto desistere dai loro propositi e sono stati costretti ad una precipitosa fuga, abbandonando l'escavatore con il quale pensavano di sradicare e portar via la cassaforte. Erano attesi in una via poco distante da un complice a bordo di un'auto con la quale si sono dileguati. Appena scattato l'allarme, l'intera zona è stata circondata dalle forze dell'ordine. Pattugli di carabinieri e polizia perlustrano il territorio circostante l'abitato di Tortoli, ma hanno esteso le ricerche a tutta l'Ogliastra per scovare i responsabili dell'ennesima rapina fallita sul nascere.